Gli street art. Street, no, gli striptease, street art. Street art. Dove sono? Li ha mai visti in giro? No, ho capito. Lei che ha un cappello d'artista e una barba d'artista. Grazie. Se dico street art, che cosa vuol dire? Arte di strada. Un saluto a tutti voi dal vostro Piero Angelo, fratello di Alberto, figlio di Ulisse, di madre Angela. Benvenuti in questo mondo speciale, meraviglioso, stupefacente di Super Quark. 4K, 5G, ultralight, praticamente il massimo. Ci troviamo a Tor Marancia. Vai, prova la romanesca. Ed ecco a voi, amici di Super Quark 4K 5G Ultralight, il mio affresco. Affresco su Serranda, qui a Tor Marancia, firmato Piero Angelo. Stiamo percorrendo le strade di Tor Pignattara. Mi dicono che c'è un orecchio, sì, nel senso un murales disegnato. Poi torneremo indietro, alla parte opposta, e andremo a trovare il murales di Pasolini, ed eccolo qui l'orecchio destro. C'è scritto proprio così, intitolato l'orecchio destro. E vediamo se all'altra parte della palazzina troviamo l'orecchio sinistro. Scusi, qui c'è raffigurato l'orecchio destro, sì, sul murale, ma l'orecchio sinistro? Non c'è. Ho trovato solo l'orecchio destro, quello sinistro non c'è. Ah, quindi convinto che... No, convinto che all'altra parte della palazzina c'era quello sinistro. Da Tor Marancia in Roma siamo passati qui a Tor Pignattara, altri bei murales da vedere, da scoprire con il vostro Piero Angelo.
mezz'ora di traffico da Pigneto a Mercato Trionfale, Anna Magnani, sulla scalinata. Vede la garbatella? Ma ha visto per caso qualche street art? Street art. Sto facendo dei video sugli street art. Su disegni, sono per strada, su un muro. Ma le piacciono? Sì. Se lo farebbe fare su un palazzo, sul suo palazzo? Ah sì? Io sì. E perché? Ho capito, Perché qui c'è tutto il fiume. Certo. Questi hanno ripitturato questi palazzi da quando è morto Duce. Ci troviamo, indovinate dove? Sempre a Roma, non a Mostacciano, non a Tor de Cenci, ma a Garbatella. E qui continuiamo con la street art, i murales bellissimi di artisti internazionali. Lei lo conosce quel signore che è dipinto su quel muro? È anche un bel dipinto. Sì, prelevato per le fosse ardeatine nel 44, mi pare. Ragazza, quando andava a scuola era brava a disegnare? No, quello che so devo studiare a casa da sola. Ho capito. Mamma con 10 figli a scuola non ci ha mai Ho capito, immaginavo. Per caso ha visto Gigi? Gigi Proietti. Proietti. Che dovrebbe stare per te in botteghe. Ah, l'ha visto passare, no, passare, l'ha visto dal muro. Sì. Grazie. Salve signora, ha visto Gigi? Alla via del Trullo. Via del Trullo? Angolo lì dove c'è il... Gigi, per Gigi, Gigi Proietti, hanno detto... al semaforo, ok. Al semaforo ce l'hai così. Ok, grazie. Era una persona stupenda, ma mica solo perché faceva ricco. In generale, proprio come persona. Ma si è messo a fare anche lei lo street art? Vedo che cerca le vernici, sta pitturando tutto il condominio. È il capo di pittori anonimi da qui.
ha fatto delle opere di bene, sì. Ha combattuto per qualche ideale. Sì, sì. Oh, sì. Basta questo, basta questo. Per tutto il popolo qui. Trullo, alle scalette a sinistra c'è? A sinistra c'è un angelo. Un angelo. Bellissimo. Bellissimo. Gli abitanti del Trullo qui a Roma mi hanno detto che Gigi Proietti si trova più avanti. Andiamo a trovarlo con piacere. E c'è un artista che sta dipingendo Alberto Sordi, a quanto pare è proprio la ragazza che ha dipinto qui al Trullo Gigi Proietti. Vediamo un po' se è vero. La signorina che si chiama? Uman. Uman, con l'H? Salve signore, di là stanno facendo pure Alberto Sordi, a fianco a Gigi Proietti. Di là stanno facendo pure Alberto Sordi. Di là stanno facendo pure Alberto Sordi. E abbiamo trovato finalmente Gigi Proietti qui a Trullo. Si conclude qui il giro per Roma con i murales o street art. Gigi, un saluto anche da parte mia. Ciao. Un murales non andato bene, quindi si è deciso all'abbattimento del palazzo.